te anticipo io domani. Però volendo, cioè, tu magari puoi capitare a Erbo o anche solo alla chiesetta di Magreglio, perché un raduno di auto tira sempre attenzione. Se tu arrivi lì e basta solo a vedere una tappa di questo giro e parli con i partecipanti senza pretendere di entrare al pranzo eccetera eccetera, penso non ci siano problemi. Cioè, noi arriviamo lì a Magreglio, casualmente ci sei anche te, ah, belle macchine, bla bla bla, attacchi il bottone e basta. Poi senza partecipare al resto dell'evento, del giro, per cui le iscrizioni sono da chiuse. Però tranquillo, se non ci sei, te lo anticipo io, nessun problema. Questa Alpine, devo dire, macchina che già la versione stradale, ricordo all'epoca la versione di lancio, la Premier Edition, avevo la fortuna di guidarla, era una macchina proprio bellissima, pensata per chi ama guidare, con il trionfo del piacere di guida sulla velocità, e queste sono le caratteristiche che fanno da sempre una macchina vincente per questa A110. Questa ovviamente è la versione riservata a monomarca, preparata, ma stiamo parlando di una macchina che già nella versione stradale ha un motore posteriore centrale, la trazione posteriore pesa già nella versione stradale poco più di 1100 kg e soprattutto con un motore che alla parte con 4 cilindri di 8
ai rally, al GT, ovviamente alla 24 ore di Le Mans, all'impegno nel Mondiale Endurance con questa nuova Hypercar che hanno realizzato quest'anno, la A424, insomma tante, tante iniziative legate a questo brand. E poi c'è questo monomarca che appunto ha protagonista la piccola Alpine A110. Cura dimagrante ulteriore per la versione Cup, quindi siamo poco di sopra dei 1000 kg. Il motore è quel 1008 che però qua arriva a 300 cavalli, abbinato a un cambio sequenziale a 6 rapporti, e poi il resto lo vedete anche voi, una macchina piccola, agile, divertente, che anche quest'anno è stata la protagonista di un campionato che è cominciato sul circuito di Nogaro. Sono passati poi da Portimao, a fianco anche lì del GT Open, poi a Spa-Francorchamps, a Barcellona, poi a Paul Ricard, e l'ultimo appuntamento della stagione è qui, a Monza, nel Tempio della Velocità, un nuovo riservato a questo campionato articolato in 6 round, 12 gare, tracciati di altissimo rilievo, quindi un palcoscenico straordinario. Dopo la
prima che aveva vinto la vittoria assoluta di Léon Chaussé, la vittoria tra i Challengers di Thibaut Bossy, la vittoria fra i gentlemen di Laurent Richard, nella seconda gara Rousson ha vinto sì, ma deve ancora giocarsela matematicamente in questo fine settimana e quindi tutti i cinque titoli saranno decisi solo qua a Monza in questo fine settimana. Dalla parte Charles Rousson che se la giocherà con Léon Chaussé per il titolo assoluto e anche nella categoria junior, Thibaut Bossy e Florian Coruble lotteranno per quello dei Challengers, dall'altra parte invece una lotta a 4 per quanto riguarda i gentlemen fra Frédéric Debramont, Laurent Richard, Philippe Bourgois e anche Alain Jacolot, il pilota del Chazelle Technology Cours. E devo dire che c'è anche poi una lotta interessante per quanto riguarda i titoli fra VPS Racing, Race Car Consulting, Chazelle Technology Cours Junior e Schumacher CRT, il team di Cavalier che se la giocheranno in questo fine settimana. Quindi davvero un weekend che si pronuncia veramente molto caldo, al di là del meteo di oggi, a parte quello, e che appunto ha vinto nella seconda gara del penultimo round in Francia la vittoria di Charles Rousson su José e Papin, ancora una volta fra i migliori piloti del Schumacher CRT. Quindi tutto rimandato a questo fine settimana con una classifica che vede Rousson avere un vantaggio con 192 punti sui 151 di José, ma matematicamente ce la potrebbe ancora fare José e quindi tutto è aperto. Poi nella classifica il terzo posto assoluto è per Lucas Papin e quindi bravo il pilota tra gli junior, secondo solo a Rousson in questo, mentre Florian Coruble, per ora il più veloce di tutti nella categoria Challenger con un 2.11.618, mentre il tempo migliore per ora è quello di Rousson, in attesa che la direzione gara decida di far ripartire queste qualifiche per la Final Cup Series. Siamo ancora in attesa del start di queste qualifiche per la Final Cup Series, il campionato monomarca riservato alla piccola sportiva della casa francese. E beh, tra l'altro devo dire che in questi giorni, per quanto riguarda diciamo così, gli appassionati del marchio francese, ci sono sempre delle novità molto interessanti e in questi giorni c'è stato il salone dell'auto di Parigi e devo dire che ancora una volta, come spesso succede, Alpine ancora una volta è riuscita a sorprendere tutti perché hanno realizzato una nuova vettura che è per ora la più estrema di tutte sulla base della 110. Sto parlando della A110R, che è la più estrema di sempre, la R-Team. È una serie limitata di 110 esemplari, neanche a farlo apposta questo numero ritorna, che può essere completamente personalizzata e col 1008 turbo 4 cilindri è stato potenziato fino a 345 cavalli e quindi considerato la potenza specifica di ben 192 cavalli al litro e un rapporto peso potenza di soli 3,2 kg è una macchina che vola da 0 a 100 in 3 secondi 8. Ovviamente i tecnici della casa
mattina hanno lavorato per modificare ulteriormente turbina, compressore, hanno aggiornato la trasmissione, hanno lavorato su ogni aspetto, aggiungendo anche un bel impianto di scarico in titanio a Krakowice. Il risultato è che è una macchina molto performante, con tanto di ammortizzatori regolati di Ohlins e altre caratteristiche davvero di una macchina molto, molto estrema, ancora meglio di quanto già era la Arturi. Certo, è una macchina molto costosa, stiamo parlando di una vettura che costa oltre 260.000 euro nella versione di base, ma è una macchina veramente molto speciale e che tra l'altro ha da infinite possibilità di personalizzazione, e ci sono anche dei programmi esclusivi su misura per chi la vuole ancora più performante. Tra l'altro si può modificare anche proprio con elementi della carrozzeria, tipo coppola in carbonio, presi d'aria, insomma tante cose. Curiosità, al Salone di Parigi hanno presentato una versione che viene denominata la Bleu, che sarà prodotta in soli 15 esemplari e con quel colore che è un po' tipico del brand, con altre caratteristiche che la rendono davvero unica. E ovviamente tutti gli addetti ai lavori sperano di poterla almeno una volta provare, perché visto quanto è divertente da guidare una semplice Alpina 110 come era già nella versione di lancio, non oso immaginare cosa potrà essere guidare una vettura del genere. E Alpine, per fortuna, che continua a realizzare auto pensate prima di tutto per chi ama guidare, quindi non alla ricerca della velocità estrema, dei cavalli esagerati, ma di una macchina invece che sia molto agile, divertente da guidare e che poi nella versione, come in questo caso, del monomarca, consente ai piloti di divertirsi e affrontarsi con una macchina davvero molto divertente da guidare in pista e che abbiamo visto mettere a segno dei bei tempi in queste prime giornate. Oggi vedremo ulteriormente la lotta tra di loro, perché questa è la prima qualifica a loro riservata, e poi nel pomeriggio alle 15.40 circa avremo la prima gara di questo weekend, il format di 25 minuti più un giro.